quanto riguarda questo. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Dobbiamo vergognarci per questo calcio? Oppure conviene ancora andare a vedere la partita? No, no, io 100.000 lire non le spendo per vederle. Quindi lei non entra? No, entro perché ho la tessera. Dopo il mercoledì nero, economisti a scuola dal calcio italiano e carta igienica per tutti. Zenga e Tacconi uniti per la vita, come dice l'interista. Quando ci tiriamo con le battute lo facciamo per così. Per farvi pubblicità? Per farci pubblicità anche. I più indaffarati, ortopedici e medici. In corsia, Mauro e Nobile vanno a raggiungere gli assenti Bergomi, Ferri e Cabrini. Mandorlini fa lo stoico e resta in campo. La partita, gran battaglia sul piano fisico. Dicono che la Juve stia pagando il dopo Platini, ma forse all'incasso ci sono pure le cambiali del dopo Manfredoni, del dopo Scirea e del dopo Serena. Già, Serena. La difesa bianconera ammira il suo stacco di testa. Quest'anno, però, il giovanotto Giramondo gioca nell'Inter. La reazione non è pungente. Laudrup e Rush, spettatori non paganti, almeno nel primo tempo. Il goleador ha lasciato il cuore nel vecchio Galles e pezzi di maglietta fra le mani di Calcaterra. Così Brio si improvvisa attaccante, maldestro però. Insomma, la Juve vive degli spunti di Alessio mentre l'Inter lotta con i denti. Scifo cerca di mettere ordine. Altobelli ha un avvenire da portiere. Marchesi stabilisce che è l'ora di muoversi e Laudrup, che ha puntato la sveglia per le 3:30, manda un preavviso alla traversa di Zenga. Poi fornisce a De Agostini la palla dell'1-1. Sembra che nelle condizioni in cui si trova l'Inter, in fondo il pareggio sia ormai pacifico, tanto più che Rush non collabora con i compagni. Guardate sul passaggio di Alessio come cicca la palla il gallese. Intanto cosa vanno a inventare Fanna e Serena, cioè due ex juventini? Uno scherzo così. Dopo il gol, Serena va ad abbracciare Malgioglio. A fine gara chiarirà il mistero. Ci eravamo caricati a vicenda, quindi con Malgioglio c'era un conto aperto tra noi due. In che senso? Così t'aveva garantito che avresti fatto gol? Sì, in tono scherzoso, avevamo anche provato qualcosa in allenamento di lui. Era una cosa tra me e lui, insomma. Ma Tacconi non lo sapeva? No. Potenza dei portieri di riserva. Negli ultimi minuti l'orgoglio della Juve viene tutto a galla, il solito Zenga, la sfortuna e tutto il resto tramano contro la Juve che però un po' se l'è voluta. I problemi ci sono, inutile negarli. L'Inter con le stampelle così prende una robusta tazza di brodo e Trapattoni alla fine dice. Il calcio in Italia devo dire che va visto con un occhio, ma non particolare, va visto dal calcio italiano. A volte delude, a volte non è spettacolare, però vedete quanto soffrono e quanto sia difficile giocare in Italia, lo vediamo anche attraverso le espressioni di giocatori stranieri, grandi fuoriclassi, che qui soffrono enormemente. Dica lei se Rashi giocava o no. Voglio vedere se domani sui giornali diranno che Milano è il cimitero del calcio italiano. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà.